Ha facoltà di parlare la senatrice Pirro per illustrare la mozione numero 152 per 10 minuti. Grazie Presidente. Buongiorno colleghi. La cosiddetta linea alta velocità Torino-Lione, in realtà già da tempo destinata prevalentemente al traffico merci e quindi dovrebbe essere chiamata linea ad alta capacità, si basa su un'idea vecchia di almeno 30 anni. Il primo impegno fu sottoscritto da Italia e Francia con un accordo intergovernativo concluso a Parigi il 15 gennaio 1996, il secolo scorso, confermato poi dall'accordo tra Italia e Francia stipulato a Torino il 29 gennaio 2001, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 27 settembre 2002 numero 228. Un ulteriore accordo è stato firmato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese a Roma il 30 gennaio 2012 e autorizzato alla ratifica con legge 23 aprile 2014 numero 71. Il progetto definitivo del nuovo collegamento internazionale Torino-Lione, parte comune italo-francese, sezione transfrontaliera, è stato approvato dal CIPE con delibera del 20 febbraio 2015 e il 23 gennaio 2015 è avvenuta la costituzione del nuovo soggetto promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon-Turin, TELT, responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura infrastruttura. Il 24 febbraio 2015 è stato quindi firmato a Parigi l'accordo tra Italia e Francia per avviare la realizzazione dei lavori definitivi della linea Torino-Lione. Tale accordo, integrato dal protocollo addizionale che recepisce la certificazione dei costi e il regolamento dei contratti, è stato sottoposto ai parlamenti italiano e francese. La legge di ratifica dell'accordo e degli annessi protocolli è stata definitivamente approvata dall'Italia con la legge 5 gennaio 2017 numero 1. Fin qui il substrato normativo, ma appare evidente a chiunque abbia approfondito la questione ed esaminato i dati che le condizioni che avevano determinato i due paesi ad accordarsi nel 1996 sono venute interamente meno, e ciò già da numerosi anni. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle ha fortemente voluto che nel contratto per il governo del cambiamento sottoscritto con la Lega fosse previsto che, con riguardo alla linea alta velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia. Il medesimo impegno è stato successivamente richiesto al Governo sia alla Camera dei Deputati, sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato della Repubblica attraverso l'approvazione di due distinte mozioni, il 21 febbraio 2019 e il 7 marzo 2019. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi, nell'ambito dell'attività di ridiscussione integrale del progetto, ha dato mandato alla ricostituita struttura tecnica di missione di predisporre una nuova valutazione dell'adeguamento dell'asse ferroviario Torino-Lione mediante l'uso dell'analisi costi-benefici. L'esito di tale analisi conferma quanto sempre da noi sostenuto. In riferimento per esempio ai flussi di traffico, l'analisi costi-benefici è stata effettuata con la previsione di due differenti scenari, il primo dei quali basato sulle previsioni svolte al momento delle precedenti analisi costi-benefici, peraltro eseguita anche da LTF, Lyon Turin Ferroviaire, la società costituita per la realizzazione degli studi e dei lavori preliminari della parte comune italo-francese, ossia ha fatto l'analisi costi-benefici la società interessata alla realizzazione dell'opera. Sul progetto del 2011 e il secondo scenario dell'analisi costi-benefici basato sulle previsioni elaborate dalla nuova struttura tecnica di missione nel 2018-2019. In entrambi gli scenari di progetto, anche considerando i risparmi derivati dalla project review sbandierata ai 420 dal precedente governo e mai tradotta in atti, per dire al CIPE non risultano revisioni del progetto, e valutando unicamente la parte restante dell'investimento previsto, con esclusione delle risorse già impegnate, risulta essere negativo sotto il profilo del valore attuale netto economico, in particolare per la cifra di 7.805 milioni di euro nello scenario basato sulle previsioni 2011
e 6.995 milioni di euro nello scenario basato sulle previsioni 2018-2019. Ma nel corso degli anni altri numerosi studi e ricerche hanno affrontato le criticità del collegamento Torino-Lione. Molteplici considerazioni generali e specifiche sulle criticità nel processo di valutazione degli impatti ambientali dei cantieri, sull'indimostrata reale utilità del progetto nel quadro complessivo trasportistico italiano, sulla destinazione a esso di ingenti risorse che potrebbero essere destinate a opere più urgenti e lungamente attese nel territorio del nostro paese. Ad esempio la linea 2 della metropolitana a Torino, il ripristino di 13, e ripeto, 13 linee ferroviarie per pendolari chiuse in Piemonte, collegamenti ferroviari degni del XX secolo nel sud Italia o in Emilia-Romagna, valutazioni sui dati di traffico e sulla capacità delle linee ferroviarie esistenti, sull'affidabilità stessa del sistema di gestione dei lavori e dei controlli sui pericoli per la salute derivanti da inquinanti, testimoniano inequivocabilmente come, a dispetto della narrazione che se ne fa ovunque, il progetto dell'opera appare legato a modelli di sviluppo obsoleti e non sostenibili. Questi aspetti controversi spiegano la forte mobilitazione e contrarietà che l'opera ha da subito incontrato e che non possono essere ignorati dal Parlamento. Va detto anche che fin dall'originario accordo tra il governo italiano e quello francese nel 2001, l'impegno assunto aveva ad oggetto la realizzazione delle opere della parte comune italo-francese, necessaria alla realizzazione di un nuovo collegamento misto merci viaggiatori tra Torino e Lione, la cui entrata in servizio dovrebbe avere luogo alla data di saturazione delle opere esistenti, saturazione ancora oggi non avvenuta. Attualmente non esiste una valutazione aggiornata e condivisa dalle istituzioni italiane, francesi ed europee delle previsioni di traffico e della saturazione delle opere esistenti, a cui è subordinata la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario. Ma è un dato di fatto che le previsioni fatte in passato sono state tutte clamorosamente errate per eccesso. Sebbene le istituzioni europee, attraverso alcuni atti non vincolanti, abbiano manifestato l'ipotesi, tutta da verificare, di aumento del finanziamento di loro spettanza, la definitiva approvazione di tali finanziamenti dipenderà dall'approvazione futura di atti vincolanti, quale il futuro regolamento relativo al programma Connecting Europe Facility 2 e i successivi eventuali accordi, che nell'eventualità della loro definitiva approvazione potranno in ogni caso essere validi per tutti i progetti transfrontalieri e non solo per la Torino-Lione. Anche per l'eventuale futuro impatto di tali finanziamenti da parte del governo italiano, sarebbe in ogni caso necessario procedere all'integrale rivalutazione del progetto. Sinora né il governo francese né la Commissione europea, pur manifestando le rispettive volontà alla prosecuzione del progetto, hanno espresso valutazioni riferite agli elementi relativi alla nuova analisi del progetto, anche al fine di valutare le eventuali alternative. Ma veniamo a questi giorni. Nel corso della seduta 214 di mercoledì 24 luglio 2019 dell'Assemblea della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato che lo Stato francese ha manifestato indisponibilità a ridiscutere l'opera, secondo quanto richiesto dal Governo italiano, e che una decisione unilaterale necessiterebbe di un passaggio parlamentare. Siamo quindi qui per impegnare il Parlamento in tal senso, ossia promuovere l'adozione di atti che determinino la cessazione delle attività relative al progetto per la realizzazione e la gestione della sezione transfrontaliera del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione e una diversa allocazione delle risorse stanziate per il finanziamento della linea, al fine di promuovere la loro riassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente destinate ad opere pubbliche alternative, maggiormente utili e urgenti sul territorio italiano e, aggiungo, per i cittadini italiani. Permettetemi in conclusione una breve considerazione personale. Essere contrari a quest'opera non è osteggiare lo sviluppo del Paese, ma avere una visione diversa. In un contesto di risorse limitate,
Pensiamo che bisogna dire sì ad investimenti che riescono a consentire ogni giorno alle persone di non sprecare ore per raggiungere il posto di lavoro. Crediamo che sia più importante il tempo delle persone da spendere con i propri cari o da dedicare alle proprie passioni, piuttosto che fare un'opera non indispensabile per far arrivare patate o bulloni 40 minuti prima a Lione. Facoltà di parlare il senatore